iscritti sul mio canale. Allora, questo qui è un nuovo video dove vi volevo far vedere altre cose di Passione Unghie che ho acquistato, però non l'ho acquistata stavolta nel sito di Passione Unghie. Praticamente c'è una mia conoscente, diciamo, che abita al terzo piano sopra casa mia. Siccome lei prima se le faceva tutto quanto, dopo tramite col tempo, con la bambina, eccetera, eccetera, non ha mai tempo di farsi le unghie da sola. E infatti si va a far fare il semipermanente da una sua amica e basta, insomma, ecco. E quindi lei ha deciso di darmi questi prodottini a me. Non so, tantissime cose, mi ha dato praticamente 8 colori, il gel Boulder Mono Maximum, però, vabbè, dopo vi spiego. Poi mi ha dato il nail prep, il brindle primer. E in tutto, tutte queste cose qui, insomma, io le ho pagate. Tranne il Maximum che me l'ha regalato gratis perché è comunque quasi finito. Mi ha detto comunque te lo regalo lo stesso se lo vuoi per farci le prove, eccetera, eccetera. Dopo vedi tu, che comunque lo puoi anche usare sulle clienti. Però io non so Maximum com'è perché uso solo Olimpia e quindi ne approfitto solo per tenermelo per fare le prove, eccetera, eccetera. Quindi queste cose ovviamente le ho pagate perché lei mi ha dato un prezzo, mi è stato bene, quindi alla fine ho pagato 6-8 colori nel prep, il brindle, il primer, il maximum invece me l'ha regalato. Oltre a queste cosine qui, che suo video era solo per farvi vedere queste cosine qua, però siccome ho fatto un po' d'acquisti sui cinesi, perché altro cosa, smalti, queste robe qua, insomma sempre per le unghie, e quindi ho deciso di metterlo dentro a questo video anche. Allora, cominciamo subito, vi faccio vedere le cosine prima che mi ha dato questa ragazza. E sono tutte della linea vecchia, infatti vedete il disegno. Queste sono tutte della linea vecchia, invece la linea nuova ha l'etichetta rossa, che mi piace sinceramente molto di più. Questa invece era blu, con sto logo qua di Passione Unghie, che adesso è cambiato, c'è sta la P e la U di Passione Unghie. E va bene, no, questo qui il primer, vedete, c'è proprio... Cioè, proprio all'inizio, a parte questo ci vuole tanto prima che comunque ti finisce. Comunque tantissimo. Allora, il primer. Poi il binder, che sono stata contenta perché comunque non lo avevo. Avevo solo il primer nel prep. Il binder. Vabbè, lo apro, tanto è inutile anche che li apro perché tanto non è che si vede. Però, vedete, c'è proprio... Nuovi, nuovi, insomma. Io poi avevo comprato l'altra volta, scusate, su Passione Unghie, il nail prep, una boccettina, però è piccolina, c'è cioè poco prodotto. Che culo che lei mi ha dato questo qui, nail prep di idratante, proprio nuovo nuovo, quindi questo mi durerà una vita da 15 ml, quell'altro da 5 ml è quello che ho io. Vedete, proprio nuovissimo. Poi è molto carina la boccetta, sinceramente. Cioè, vedete, proprio nuovissimo. Quindi dei nail prep, primer, cioè sto proprio a posto perché ho boccette 9,9, quindi sto a posto, mi durerà nella vita. Allora, questo qui è il Maximum Wither Mono HD Gel. Se ce la faccio aprirlo, però è tutto un po' cosato, però vabbè, non mi interessa. Qui adesso mi coso tutta, vabbè, non ve lo apro, però comunque c'è poco prodotto all'interno. Non è tantissimo. Più che altro quello che vi apro adesso sono i colori che vi faccio vedere meglio. Ve li faccio vedere anche praticamente estesi. Allora, prendiamo questo qui che è stupendo, che è il Dom Perignon. Io adesso l'ho scritti anche sopra, almeno quando mi viene una cliente, senza che li sto tirando su per vedere qua la scritta, l'ho scritto anche sopra. Vedete, tutti della linea vecchia. Questo è Classics Dom Perignon G14. Adesso ve lo apro, sempre il barattolino, ve lo faccio vedere che è su tip. Cioè, guardate che bomba di colore, cioè questo è stupendo proprio. Poi c'è soppieni i colori, quindi si vede che sono stati usati pochissimo. Cioè, alcuni non sono stati proprio usati per niente, questo nemmeno. Allora, il Dom Perignon è questo qua. Adesso ve lo faccio, eccolo qua. Aspetta, faccio così. Cioè, steso su tip è bellissimo. Cioè, è proprio bello questo colore, mi piace tanto. Poi,
mi ha dato Argento Glitter Classic G10. È solo questo qui avevo usato, vedete già è fino a qui il colore, però non mi interessa, comunque il prodotto c'è e questo pure è strabello, veramente bellissimo. Solo questo qui ho usato, sennò quell'altro sono tutti proprio integri. Allora, Argento Glitter è questo qua. Cioè, è stupendissimo. Anche questo bello. Poi mi ha dato il Classic Rosso Metal M13. Questo pure è bellissimo, soprattutto sotto Natale è stupendo perché ha questi micro brillantini all'interno. Non so se rende un po'. È metallizzato con questi micro brillantini praticamente. Cioè è stupendissimo. Bello tanto questo rosso. Allora, il Rosso Metal invece. Il Rosso Metal. Dov'è? Eccolo qua. Cioè, è stupendo proprio. Cioè, questi sì, micro brillantini all'interno. Bellissimo. Poi mi ha dato, sempre della linea Classic, Blu Oceano M10. Blu Oceano sarebbe questo, pure è bello tanto. Metallizzato per questo tipo, uguale al rosso lo stesso, con micro brillantini all'interno, metallizzato, solo ovviamente blu. E in tip così, se ce la faccio a chiuderlo, allora Blu Oceano è questo qua. Cioè, è bellissimo pure questo. Stupendo. Poi mi ha dato Chiaro di Luna. Classic G04. Sì, già faccio aprirlo. Ecco. Questo pure è stupenderrimo. Che è questo nero con questi micro brillantini all'interno. Guardate come brilla. I micro brillantini sono argento e bianchi. Cioè, è proprio bellissimo. Allora, il chiaro di luna su tip è così. Sì, ce la faccio a trovarlo. Eccolo qua. Allora. Eccolo, questo qui è chiaro di luna, cioè stupendo tanto, questo anche per Capodanno ci sta benissimo, bello. Poi mi ha dato Daphne, sempre la linea Classic C54, è bellissimo questo colore petrolio, mi piace veramente tanto, bello bello bello. E su tip, questi colori così pure mi piacciono tanto. Su tip è così. Eccolo qua. Bellissimo. Bello, bello, bello. Poi gli ultimi due colori mi ha dato Eclipse, sempre la linea Classic M32. Belli i nomi, mi piacciono anche i nomi dei... Scusatemi. Un po' di tosse, se sentito. Questo è un blu, pare un blu praticamente, con tutti questi micro brillantini viola. Viola e un po' di celestini, pare, boh. Cioè, bellissimo. Questo è Eclipse. Cioè, Eclipse, no Eclipse. Eclipse, insomma. Eclipse è questo qua. Bellissimo, sono stata contenta, almeno ho rimediato anche un po' dei colori. Ce n'ho altri 8 in più. Che poi adesso passo le unghie e il posso mordere sarà tutti i colori. Quindi aspettatevi un video solo su colori dei passioni unghie che acquisterò. Perché tanto mi servono, non ne ho tanti. Poi, infine, l'ultimo colore bianco metal, sempre la linea Classic M04, giusto? Sì. Questo è stupendo pure, è bello un bel po' questo bianco metallizzato. Eccolo. Bellissimo, bianco metallizzato, sempre con micro brillantini all'interno. Stupendo. Bianco metal. E qui mi si apre tutto. E il bianco metal sarebbe questo. Eccolo qua. Era da Ettore Passate, però...
Che è tanto trasparentino questo un po', però comunque si vede, dai. Questo qua. Allora, queste qui, ragazzi, erano tutte le cose che ho preso da sta ragazza, che lei prima usava pure lei, passione unghie, insomma, comprava i prodotti per farsi le unghie, soltanto, ecco, non ha più tempo per farsele da sola, eccetera, eccetera. Infatti vi dico, vado da un'amica sua dove gli fa semipermanente, proprio così, una roba veloce, eccetera, eccetera, perché lei non ha più tempo, ha deciso di darli a me, ovviamente pagandoglieli. E niente, questi qui sono stati i prodottini di questa ragazza che mi ha dato. Adesso vi passiamo le cose che ho comprato io dai cinesi. Allora, questa qui è tutta la carrellata, come vedete, tutti dei miei colori di passione unghie. Ne sono praticamente 50. Ho solo 50 colori. Soltanto che so pochi, secondo me, anche perché la maggior parte, perché altro, so più estivi. Cioè anche invernali, sì, però cioè ordinato, devo ancora acquistare su passione unghie tanti colori, soprattutto invernali. Per questo momento qua, insomma, per l'inverno. E siccome, come vedete, io questa qui l'ho finita, tutte queste tipe, ne ho comprate altre due della Melissa. Eccole qua. Vedete, qui c'è scritto 7,50 pezzi campionari unghie. Una, anche qui lo vedete, sempre con l'anello, qui dove applico i colori per farli vedere alle clienti. E due, sempre 50 pezzi. Eccoli qua, uno e due. Ho preso questi, che poi qui, che dopo vi farò anche un video a parte, ci volevo applicare i ciodi gel colorati normali e quelli glitterati che me l'aveva presi i ragazzi mio tanto tempo fa, ma ancora sono buonissimi, su eBay. Che adesso non so nemmeno ancora la marca, come si chiama, che comunque li applicherò quando ho tempo, li applicherò qui sul come si chiama? Ecco, sul campionario delle unghie. Così poi, oltre che li metterò qui per farle vedere anche le clienti, perché le clienti vedono solo questi colori qua di passione unghie, no? Però lì almeno vi faccio vedere quelli normali, quelli glitterati, altri tipi di gel che non è passione unghie, sempre gel color. E quindi lo faccio, li stendo qua anche per farle vedere alle clienti se vuole qualche glitterato, eccetera, che lì ne ho pochi. E in più anche che ci faccio il video vi faccio vedere sia i colori che su tip come sono con altri gel colorati che ho. Poi ho comprato la colla per le unghie, perché la mia è arrivata proprio fino a qua praticamente. Questa invece arriva fino a qui, ma non è tutta piena, non erano piene fino a qua. Invece quelle altre che prendo io proprio piene fino a qui, questa è metà colla, però vabbè, pazienza, insomma, queste per le tip, per la ricostruzione. Poi ho comprato questi due smaltini, cioè stupendi. Questi qui li ho presi veramente la scorsa settimana. Invece, queste altre cose che vi sto facendo vedere, li ho presi ieri. Questo è un bellissimo colore. Questi sono gli smalti nuovi dell'Astra, che questi sono da 12 ml, sono molto grandi e lunghi, quindi questi dureranno una vita. E questo è il mio smalto ultra brillante. Questo è il numero 20. Mi piace, adesso mi vado impazzita per questi colori tipo corallo, boh, non lo so. Questo qui è stupendo proprio. Anzi, lo sai cosa faccio? Adesso ve li faccio vedere. Prendo un pezzo di carta. Eccomi qua. Allora, scusatemi. Adesso perché mi ci è venuto pensato, vi faccio vedere i colori degli smalti. Allora, questo qui che vi ho fatto vedere adesso, che è il numero 20. Vedete, eccoci praticamente. Stupendo. È così. Cioè, bellissimo. Non è un rosso, è un tra un rosso e un porpora, ma è bellissimo. Poi ho acquistato quest'altro, sempre dell'Astra, il numero 19. Questo va su più un corallo comunque. Vedete così praticamente, si vede. Infatti questo è stupendo. Questo è bello tanto. Parlano uguali, ma non sono uguali. Poi vi faccio vedere questi due smalti. Vabbè, questi qui per ultimo. Poi dai cinesi, sempre su un altro cinese, che questi due li ho presi su Senigallia la settimana scorsa, sabato. E invece questi qua li ho presi ieri dai cinesi qua da me. Adesso vi faccio vedere. Allora,
Questo qui è stupendo, io ce l'ho i grigi, ma questo non so, mi è colpito molto perché è metallizzato con micro brillantine all'interno anche questo. Questi sono sempre dell'Astra Gel Effect Expert Smalto Maxi Brush col pennello, quello grosso, insomma. E questo è il numero 47, ma questo è proprio bello come grigio, non so, ma boh, però l'ho visto, mi è piaciuto. Ce l'ho dei grigi, ma così no. Vedete, praticamente così, cioè, è proprio bello. Perché c'è uno che fa tipo effetto specchio. No, è bellissimo. Ah, guardate, è bello proprio questo. Bello tanto. Poi ho preso, questo l'avete visto, questo qui sempre dell'Astra Gel Effect. Guardate quanto è bello. Questo mi sta sopra, o sopra il nero pure ci starebbe bene. Dipende come sono adesso, se è trasparentino. Non lo so, se no lo puoi mettere anche solo questo potete mettere, però sotto una base tipo bianco o nero mi sa che è bellissimo. Ecco, c'ha tutte queste scaglie così, cioè è bellissimo, vediamo un po'. Infatti questo va messo più che altro sopra a una base, insomma, e l'effetto sarà messo stupendo, vedete, da tutte queste scagliette. Poi solo uno lo vuole trasparentino così, va bene. Cioè, tutte queste scagliettine che luccicano, cioè, bellissimo. Bello, bello. Poi, gli ultimi due che ho preso dai cinesi è stato uno questo, pure stupendo. Questo è della Tertio, o Tertio, non so come si pronuncia, o Tertio o Tertio, non lo so. Ah, questo qui è il numero 43. Questo invece è della Tertio, che numero è? C'è scritto? Dovrebbe essere M7130, boh, o 013, boh, non lo so. Boh, non lo so, comunque questa è bellissima, è un rosa con tutte queste, cioè sia paillette che micro brillantine all'interno. Questo pure mi sa trasparentino sotto a un rosa, non lo so, vediamo. Scusate, lo faccio un po' di più così vedete meglio il colore. Ah, stupendo. Beh, non lo so, anche da solo va benissimo, do tre passate, penso. Cioè, bello sto rosa. Vengo su, se vedo appannato. Bellissimo. Bello. E poi infine ho preso questo qua, sempre della Tertio, Tertio, come si pronuncia. Guardate che bel rosa, porpora, viola, non lo so, insomma, sto colore. Oh, vabbè, il numero non so. Cioè, molto coprente. Pure mettete questo come base e alla fine mettete questo qui sopra, poi se ci sta bene, non lo so. Ma vediamo com'è. Stupendo questi colori qua. Poi adesso che ho le unghie lunghe mi sa che è una bomba. Cioè, guardate quanto è bello questo. Comunque peccato perché in video non rende tanto. Però mettetemi a provare sopra questo. Ci metto questo un attimo per vedere come viene. Anche se si deve asciugare. Ci sta bene. Guardate il rosa questo qui ho messo, ci sta bene volendo. Invece volevo provare poi, ne faccio un po' di prove, questo qui sopra il grigio. Avevo immaginato sopra il grigio, ma non ci si addice tanto. Beh, sì, per carità, però. So sopra il rosso come ci sta. Trovo questo. Questo. Ed è già sopra il rosso, guardate. Figata, cambia il colore praticamente, pare oro. Figo. Va bene, passiamo agli altri due colori, che quest'altri due colori me li ha presi il mio ragazzo al Lidl, che sta né dentro a una stellina praticamente. Bello giallo, giallo che spicca proprio, anche l'arancione, peccato che in videocamera non rende mai niente dei colori. Questo giallo è proprio fosforescente, cioè proprio. Infatti. Cioè, guardate il giallo, a parte lo vedete, videocamera, bello forte, bellissimo. L'arancione invece, vabbè, l'arancione è un po' di meno, però è bello, è forte anche questo come colore. Eccolo qua. Infatti si vede. Allora, videocamera arancione lo fa più scuro, invece è più chiaro, è molto più chiaro e più forte, tipo come il giallo più o meno. E niente, questi qui erano
anche gli acquisti che ho fatto io. Io ragazzi spero il video insomma finisce qua, io spero che vi sia piaciuto, se è stato così metterete un pollice in su, sotto al video se volete mi commentate, mi potete dire qual è il vostro pezzo preferito, casomai sia dei colori, dei passioni unghie, sia degli smalti, qual è quello che vi è piaciuto di più, dopo fate voi insomma, vedete voi. E niente, io vi lascio, vi mando un bacio grandissimo e ci vediamo presto al prossimo video. Ciao!